tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Mi vedete vestita e truccata come lo scorso video? Semplicemente perché sì, sto girando questo video esattamente appena dopo aver finito di girare lo scorso haul. Siamo qui oggi con la seconda parte dei preferiti e bocciati del periodo. Ne ho veramente tanti da farvi vedere e sto notando sì che sono praticamente tutti di skincare e praticamente quasi tutto di Yves Rocher. Ok, ci sono anche altri brand, promesso, però appunto vendendo Yves Rocher ho sempre tantissime cose che mi arrivano, che appunto uso, finisco, e quindi appunto sappiate che ci saranno tante cosine del brand. Direi di incominciare subito dalla parte di makeup, perché ho giusto due o tre prodottini e vi sto parlando di questa matita appunto di Yves Rocher. Ok, eccomi decisamente meglio. Comunque questa è una matita tipo stilo e ok, qua da questa parte c'è il temperino, volevo in realtà aprire il tappo che si è incollato, ok? Come potete vedere è tipo super finita. L'ho usata talmente tanto che sono andate via persino le scritte. Comunque adesso l'hanno tipo rifatta in un pack tutto nuovo. Il prodotto vi assicuro che è lo stesso perché lo sto utilizzando. Tra l'altro è la matita che ho su anche oggi ed è identica a questa vecchia, cambia appunto solamente il pack. Io ho provato varie matite nere agli occhi da mettere appunto nell'area interna e mi ero trovata benissimo con una di Essence temperabile, solo che poi l'hanno tolta dal commercio, hanno lasciato altri colori, ma a me piaceva la nera, mi piaceva tantissimo. Fortunatamente ho trovato qui questa di Yves Rocher che, raga, vi assicuro che è la mia matita preferita. La metto sempre nella rima interna, sia inferiore che superiore, la metto e sta lì. Ho il tempo di sfumarla, poi si setta perfettamente e resta lì tutta la giornata. Adesso questo make up da un paio di orette è poco, ok, però c'è ancora perfettamente, però vi assicuro che anche quando tengo il make up molte più ore arrivo alla fine della giornata che è ancora lì dove l'ho messa. Mi piace avere la rima interna bella nera, bella definita. E se vi ho anche appena parlato di un prodotto che amavo di Essence, passiamo ora a un prodotto che ho non odiato, però non mi è piaciuto troppo, e vi sto parlando di questo eyeliner bianco, che tra l'altro, scusate, ma ha tutto il pack super zozzo. È comunque un eyeliner bianco in penna e non mi piace perché, uno, a me non mi fanno impazzire gli eyeliner con la punta in feltro. Mi è piaciuta abbastanza la prima volta che l'ho applicato, perché comunque era nuovo, forse non avevo sotto neanche ombretti da quello che ricordo, e quindi lì mi era piaciuto, però poi l'ho provato con degli ombretti e non veniva bianco il tratto, non veniva assolutamente bianco. Per farlo bianco lo dovevo ripassare tante volte e poi un po' comunque veniva patchy, non mi piaceva assolutamente. E poi comunque appunto avendo la punta in feltro si sporca, come potete vedere è tutta macchiata. No, assolutamente no. Passiamo ora a questo lip balm della Equivalenza. Mi piaceva tantissimo, questo precisamente è nella profumazione Cocomero e mi piaceva tantissimo. Purtroppo però lo devo buttare perché puzza, cioè come potete vedere l'ho utilizzato anche tanto, l'ho utilizzato davvero tanto. Solo che adesso ha proprio un odore che si sente che è andato a male. Solo che avendo 1000 lip balm di solito opto quasi sempre per quelli o in stick o comunque non colorati. Ah, mi sono dimenticata di dirlo, comunque questo promosso mi piaceva tantissimo, purtroppo lo devo buttare, malincuore. Passiamo ora invece a due balsami labbra di Yves Rocher. Li avevo fatti vedere, mi sembra, anche nello scorso haul. Questi ne faccio fuori davvero tantissimi, come vi avevo detto appunto. Questi erano entrambi in stick e io i burri in stick trasparenti li mangio praticamente. Passiamo ora a un contorno occhi di Revolution. Come potete vedere l'ho super... no, forse non si capisce bene, non si percepisce dal video, ma non è finito di più. È proprio super seccato da tanto che l'ho finito, avevo tolto pure il dosatore. Appunto, questo è un contorno occhi, mi piace un sacco il pack e l'applicatore è tipo correttore. Questo è quello ad effetto cooling, appunto con il cetriolo. Devo dire che questo promosso, ora ne sto utilizzando uno con un pigmento giallo che in teoria dovrebbe andare a fare un pochino di color correction sull'occhiaia. Non la noto questa cosa, sinceramente. Trovo molto simile a questo, un contorno occhi abbastanza idratante, mi va benissimo per quelle che sono le mie necessità. Passiamo ora ad un body scrub di The Body Shop. Questa è una mini size che ho presi a Londra. Adesso ho visto che pian piano stanno arrivando dei prodotti di The Body Shop anche in alcuni corner VS e quindi sono molto contenta di ciò perché mi piace come brand, ha delle profumazioni super particolari. Ho anche un paio di burri corpo che sono buonissimi. Comunque questo era il body scrub al cocco
Mi è piaciuto moltissimo, aveva un profumo proprio di cocco buono, proprio buono buono buono. L'unica cosa forse preferisco, ma è una cosa a gusto mio personale, preferisco gli scrub che sono in tubetto, ma per il resto assolutamente niente da dire. Ha uno scrub questo abbastanza leggero e sinceramente l'ho trovato molto piacevole sul corpo, poi lasciava comunque questo profumo di cocco che ovviamente c'è anche in altre profumazioni. Passiamo ora a questa maschera che, ok, è un po' più grossa di così, sarebbe tipo così, però quando stanno per finire, per riuscire ad utilizzarle tutte le taglio. Questa è una mini size di maschera di Yves Rocher che in pratica va applicata prima dello shampoo e aiuta i capelli a restare puliti più a lungo. Io mi sono trovata ad utilizzarla quando mi è capitato appunto di fare i capelli piastrati, perché non so come mai, però i miei capelli quando li piastro, tipo il giorno dopo, sembrano sporchissimi subito da rilavare immediatamente, cosa che in realtà non mi accade quando li tengo naturali. E con questa ho notato la differenza, perché invece che sporcarsi il giorno dopo, comunque almeno 2-3 giorni mi rimanevano puliti. Passiamo ora a un altro prodottino di Yves Rocher. Eccomi direttamente dall'edit, c'è stato un problemino con l'audio, comunque qua vi stavo facendo vedere i nuovi deodoranti di Yves Rocher che ci sono in 3 profumazioni. Questa precisamente è quella alla camomilla, ci sono anche menta e un'altra profumazione un po' più classica, che quelle due appunto sono le mie preferite e le sto ancora utilizzando. Questa invece non mi è piaciuta tanto. Questo su di me non ha funzionato, ma ho sentito anche altre recensioni. Siamo tutti un po' sullo stesso parere. Fatemi sapere voi se l'avete provato e come vi trovate. Passiamo ora alla mia classica crema da giorno, ossia la Sebo Vegetal, che come potete vedere è anche questa super finita, cioè ho tipo pulito il barattolo. Questa mi piace tantissimo, dalla texture, la profumazione, come mi resta sul viso. Questa, ecco, magari ve lo dico, è una crema che va bene per pelli da miste a grasse. Io appunto avendo una pelle mista, mi va ad idratare ma senza lasciarmi la pelle unta. Se invece avete la pelle più normale, secca, c'è anche la versione idra. Passiamo ora all'ultimo prodottino che ho, che non è di Yves Rocher, e sto parlando dell'estratto Superfruit Revolution. Anche questo l'ho preso a Londra e purtroppo mi è finito perché mi piace tantissimo. Questo è un siero, però si può utilizzare anche come primer illuminante. Io ho sempre preferito utilizzarlo come primer, perché come siero di solito vado a cercare qualcosa che mattifica. Questo invece è ad effetto un po' più luminoso e non so se riesco a farvelo vedere, no, credo proprio che non si noti. Comunque, a parte il profumo dolce che mi fa impazzire, è tipo perlato lì l'azzurrino e è stupendo. Passiamo ora a questa mini size di aceto da risciacquo, sempre appunto di Yves Rocher. Questa è una mini size che avevo trovato nel calendario dell'avvento e in pratica è un liquido che va applicato, super profumato al lampone, che va applicato dopo shampoo e balsamo sui capelli ancora umidi, poi va risciacquato. Questo sinceramente non credo di ricomprarlo, non è che non mi sia piaciuto, però non ho notato tutta questa differenza, a parte il profumino super buono che lascia di lampone. Dovrebbe appunto questo avere un effetto tipo di brillantezza, dovrebbe fare risultare i capelli più lucenti, ma non ho notato nessuna differenza sinceramente. Acqua profumata, questa va bene sia per corpo sia per capelli. Questa di preciso è al cocco, ma Yves Rocher ha tantissime profumazioni, ovviamente le ho tutte. Questa è stata la prima che ho terminato e che dire, vi deve piacere il cocco, sta estremamente di cocco, quindi se vi piace ve la consiglio, se non vi piace no. Sapone liquido per mani, questo di preciso era di una collezione di Natale del 2020. Questa è stata la profumazione che da quando sono in Yves Rocher, che ormai sono passati un po' di anni, 4-5 credo, è stata la profumazione che ho preferito in assoluto, ma cioè non soltanto delle limited edition, proprio in assoluto. E purtroppo non ci sarà più, e questa è una cosa che mi fa stare veramente male, perché era buonissima. La torta di mele sa esattamente di quella, che voglio ogni volta che l'annuso di mangiarla. E purtroppo questo era l'ultimo sapone liquido che avevo a questa profumazione, e non nego che mi è pianto un po' il cuore quando l'ho finito. E a parte per la profumazione, che come avrete capito amo, per il resto è un semplicissimo sapone mani, quindi approvato. E ovviamente ci sono anche le altre profumazioni classiche del brand. Passiamo ora a un prodottino che voglio farvi vedere in coppia in realtà, perché sto parlando di 2 struccanti. Questo è il classico bifasico che mi è sempre piaciuto un sacco, continua a piacermi in realtà, non mi brucia gli occhi, strucca perfettamente, non appana la vista. L'unica cosa, lascia un po' la pelle oleosa essendo un bifasico, ma andando dopo con una buona detersione non mi dà assolutamente fastidio. E ve lo voglio far vedere in combo con questo, perché questa è un'acqua micellare alla camomilla. Io sinceramente pensavo che non mi sarebbe bastata per andare a togliere tutte le mie full face, e invece almeno su di me lavora
esattamente come questo bifasico. La cosa mi ha lasciato un po' what the fuck, però top. L'unico pro in più di questo rispetto a questo è che appunto non è oleoso. Ultimi due prodottini, che anche questi ve li voglio far vedere in combo, e vi anticipo già che anche loro li approvo alla grande, e sono prodotti che continuo a finire e ricomprare in loop. Quindi sì, mi piacciono veramente tanto. E sto parlando dello shampoo, magari ve lo faccio vedere dritto. Shampoo brillantezza. Io alterno in realtà questo, o quello brillantezza o quello per il colore. Dipende un po' da come mi gira quando faccio l'ordine, però mi piacciono entrambi. Questo, a differenza di quello che vi ho fatto vedere nello scorso video, che forse quello appunto era per capelli colorati, però quello era la versione non latte. Questo è la versione latte, ovviamente la versione latte c'è anche di quello colore, che è quello che prendo solitamente. Questo mi piace molto di più perché appunto quella texture più mi dà l'idea che mi vada ad idratare di più il capello, mentre invece anche con questo balsamo mi sono sempre trovata super bene, ovviamente applicato solamente sulle lunghezze, va a rendere i capelli super super morbidi, mantiene appunto il colore bello lucente, essendo appunto questo apposta per i capelli colorati, e anche quando magari ho dei nodi questo mi aiuta tantissimo a districarli senza andare a spezzare il capello. Quindi nulla, questi erano tutti quanti i prodottini che avevo da farvi vedere per questo video, ed erano veramente tanti. Fatemi sapere se avete provato anche voi qualcosa di questi prodottini e se vi piacciono, se non vi piacciono. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi su TikTok, su Instagram principale e su Instagram di makeup, che lì sono sempre sempre super attiva. Quindi nulla, io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!